quanto hanno fatto un avviso destinato al personale Covid, non potevano sbatterci fuori così. Si definiscono eroi dimenticati, sono i 130 OSS dell'ASL di Pescara che hanno lavorato nel Covid Hospital, ma non solo, e che questa mattina davanti alla sede della Regione Abruzzo in Piazza Unione a Pescara hanno manifestato per chiedere che venga riconosciuto loro il grande lavoro fatto in questi mesi durante la pandemia, quando non si conosceva la malattia, eppure ci sono state persone che hanno affrontato quello che era ignoto e hanno cercato di dare una mano a chi soffriva. Non è possibile che, se loro cercano personale formato per l'emergenza Covid, non prendano in considerazione chi il Covid l'ha affrontato, quindi chi è più formato di noi. Lei è stato un paziente del Covid Hospital di Pescara? Sì, sono stato ricoverato il 4 di febbraio, sono stato amorevolmente curato per 16 giorni sia in rianimazione sia nel braccio lungo Covid. La dignità che si perde in questi casi e in questi giorni è stato riacquistato con l'aiuto di queste persone che sono state semplicemente eccezionali. I rappresentanti degli OSS hanno anche chiesto un incontro ai capigruppo in Regione Abruzzo per trovare una soluzione alla situazione ed evitare questi esuberi, anche perché dicono che ci sono altre esperienze in altre ASL italiane in cui è stata data agli OSS che hanno lavorato nei reparti Covid una premialità. Io non voglio più vedere precarietà, cooperative, agenzie interinali, basta, serve un fabbisogno, servono 100 persone, 100 persone si assumono a tempo indeterminato, si potrebbe far scorrere la graduatoria per arrivare a loro, perché ce ne servono tanti, centinaia e centinaia in Abruzzo, si potrebbe prevedere una vera clausola di salvaguardia che vada a tenere in considerazione la vera formazione fatta presso l'ospedale Covid. Maurizio Acerbo, oltre ad essere il segretario di Rifondazione Comunista, è stato nei reparti Covid, ha visto operare questi OSS. Sì, dall'inizio io ho detto che era uno scandalo che fossero assunti tramite agenzie interinali. Ho raccontato la loro professionalità, l'impegno, la passione con cui hanno lavorato e che è stato riconosciuto da tutti, in primo luogo dal professor Parruti, che ha sempre ringraziato queste ragazze e questi ragazzi. Il ben servito che gli è stato dato è gravissimo, andava fatta un avviso che consentisse di proteggerli nel loro percorso, invece sono scaricati come merce usa e getta. Eroi dimenticati!